Buongiorno! Allora, oggi faremo la pizza in teglia a breve lievitazione. Allora, ho già preparato tutti gli ingredienti. 400 g di farina 00, 7,5 di sale, 7,5 di olio, 7 di lievito, 250 di acqua. Allora, iniziamo subito con l'impasto. Che oggi voglio fare, torno Alessandro, e voglio fare la pizza in teglia ad Ale. Sciogliamo il lievito. Allora, mettiamo prima l'acqua con il lievito nella farina e impastiamo. Dopo, quando abbiamo impastato un bel po', mettiamo il sale e poi alla fine, quando sarà bella liscia, si aggiunge anche l'olio. Come sempre qui a farvi compagnia, come sentite in sottofondo, ci sono le gemelle. Oh, vai, si inizia. Oh, amore. Stamattina sveglia con un po' di techno, non guasta mai. Allora, io ora intanto continuo, perché ci vuole una decina di minuti, cioè io lo impasto, perché poi lo impasto a mano, ancora non ho preso in casa la, non mi viene il nome, mamma mia, vabbè, ho dormito poco stanotte. L'impastatrice, non ho preso ancora l'impastatrice, che un po' per l'impasto ci vuole una decina di minuti almeno, lo devo impastare per benino, deve essere bello liscio, comunque vedi, già viene abbastanza bene. Sicché ora ci vediamo fra un po', quando ho finito di impastare, e andiamo ad aggiungere il sale e l'olio. Allora, io ho già finito. Allora, praticamente ho impastato per una decina di minuti l'impasto, poi ho già aggiunto il sale e l'olio e l'ho impastato per altri 5 minuti. Ora, come vedete, ora non so se si vede dal video, ma è bello lucido con l'olio. Lo lascio qui una ventina di minuti così, scoperto, una ventina di minuti. Poi dopo vado a creare una bella palla che butterò direttamente qui sul piano di lavoro. Che ci vediamo fra una ventina di minuti per la fine, insomma, della prima lievitazione, ok? Oh, via, sono passati 20 minuti. Allora, ora mi devo mettere un po' di farina sulle mani, perché l'impasto sarà appiccicaticcio,
Allora lo butto qua. Ok, ci siamo. Allora ora facciamo una bella palla e la copriamo per altri 20 minuti. La copriamo bene bene bene. Ok? Allora, 1, 2. Mamma mia, che bello. È una goduria. L'impasto fra le mani quando è così. Guardate. Allora, la palla ora è così. Ora la copriamo, prendiamo la farina, anzi però la lascio qua perché almeno fa 20 minuti. Allora, le mie bimbe che... Allora, la copriamo bene che non passi aria. L'aria e non passa, vai l'aria. Allora vai, 20 minuti, ci rivediamo fra 20 minuti. Rieccoci, passati 20 minuti, ragazze mie, silenzio. Allora, passati 20 minuti, io ho già oliato la teglia dove andremo a cuocere la nostra pizza in teglia. Scopriamo, guardate, guardate che bello. Allora, ora non facciamo altro che mettere sopra al vassoio nel mezzo, oliare ancora un'altra volta, olio, olio, olio. Passo con le mani, ok? Tutto oliato per benino. 3 ore, poi andiamo al condimento del pomodoro e buttiamo in forno 230-250. Ok? Ci vediamo all'una. Bentornati, bentornate. Allora, 3 ore sono passate, guardate qua. Allora, ora cosa faccio? Allora, io ora non faccio altro che stendere direttamente il mio impasto sulla teglia. Guardate com'è morbido. È una vera bomba, eh. È una vera bomba. Sotto c'è l'olio, infatti si stende molto molto bene. Ecco qua, ecco qua. Allora, ora non facciamo altro che mettere il pomodoro che ho condito con un po' di sale e un po' d'olio, ok? E metto in forno per circa 20 minuti, poi bisogna che guardiate direttamente voi, quando vedete le crostine nei lati potete toglierla e finire di condire con mozzarella, quello che volete. Allora, pomodoro, ci sono anche le gemme, ce n'è una azzurra che si sta mangiando, gli ho fatto gli gnocchi. Io non lascio tanto bordo perché tanto se no i figlioli o la mia compagna stessa non gli piace. A me piace tantissimo il bordo, ma
a loro Maremma cane, è partito tutto, è partita. Ho acceso il forno, che cavolo c'ho di acceso, mi sembra di non avere niente acceso di più, boh, non so come mai è partito il forno, eh? Ora guardiamo. Allora, fatta, ok, ora io vado a vedere un po' cos'è successo. Poi, come vi dicevo, ci vediamo a fine cottura per far vedere come è venuta la pizza. A dopo. Di ciao, azzurra. Vai così? Vai così? Ciao! No. Ragazzi, ci siamo, ci siamo. Eccola qua. Vediamo se riesco a non bruciarmi. Ecco la nostra pizza in teglia e ora andiamo all'assaggio. Praticamente l'ho fatto una parte con mozzarella e wurster perché Alessandro non gli piace niente, e la parte che mangeremo noi è fatta con provola, mozzarella e prosciutto cotto. E diamo un assaggino subito, subitissimo. Allora, che spettacolo. Che spettacolo, mamma mia, vediamo un po', ah, brucissima, andiamo la carta, è venuta proprio bella. Sicuramente anche buona, guardate, bella. Ragazzi, è buonissima, fatela a casa, seguite il canale su Facebook in Cucina con Leonardo e condividi il video, buonissima, troppo, ciao.